Oscar François de Charge, quello che è, Lady Oscar, perché in francese non lo so pronunciare. In originale Versailles Nobara, creato dalla penna di Ryoko Ikeda nel 1972. Uno dei manga più famosi, anzi, uno dei cartoni animati più famosi in Italia, perché col cartone, che comunque è diventato famoso nel nostro paese, non ditelo però alla Ikeda, che è particolarmente suscettibile su questo argomento. 40 episodi trasmessi innumerevoli volte col character design straordinario di Shingo Araki, prodotto dalla Tokyo Movie Shinsha nel 1979. Tutti conosciamo la storia tragica di questa protagonista androgina, anche se comunque la sigla... storia in cui abbiamo imparato la rivoluzione francese meglio che su ogni libro di scuola. Uno degli elementi che ha contribuito all'incredibile diffusione di questo anime è la sigla. Lady, Lady, Lady Oscar, tutti fanno festa quando passi tu. Che se non abbiamo mai visto trasmessa quella originale giapponese, che in realtà, se l'ascoltiamo bene, sembra praticamente una canzone partenopea. Perfetta! Abbiamo avuto invece la fortuna di beccarci non una ma ben due sigle di un certo livello. Ora qui potrete schierarvi a piacimento e duellare come soltanto Oscar George avrei potuto soltanto fare qui sotto nei commenti. Quale preferite? Già, perché per quanto io patteggi, lo dico subito, per quella dei Cavalieri del Re, con la splendida voce di Clara Serina, perfettamente integrata musicalmente con il tono della serie. Grande festa alla corte di Francia, c'è nel regno una bimba in più. Romantica, con dei cori che neanche gli angeli avrebbero saputo fare di meglio. E fra l'altro grandissimo successo discografico, non a caso i Cavalieri del Re si ritrovarono a partecipare a diverse trasmissioni per cantarla, così. Che ancora il cosplay non esisteva e lo hanno inventato loro. La canzone successiva che vede alle musiche Ninni Carucci è l'unica seconda sigla di cartoni già trasmessi in precedenza, molto bella e popolarmente accettata. Guarda il lampo che laggiù. Con questo ritmo incalzante, accompagnato perfettamente dalle immagini in battaglia. È un ritornello un po' meno particolare della sigla precedente, ma comunque di sicura presa sul pubblico. Lady Oscar, Lady Oscar, nell'azzurro dei tuoi occhi c'è l'arcobaleno. Tant'è che è l'unico caso in cui in alcune repliche hanno riproposto entrambe le sigle, in apertura e chiusura. Proprio questa seconda, più conosciuta nella versione cantata da Cristina D'Avena, è stata in origine in realtà cantata da Enzo Draghi. Poi c'è il rombo del tuono, che tremendo frastuono, ma in un attimo il silenzio c'è. Voce, ma non soltanto, anche autore di altre mitiche sigle come I Cinque Samurai, Lupin l'incorreggibile Lupin, oltre che voce delle parti cantate di Mirko di Chismiricia, l'ho detto tipo 6.000 volte. E lui fu chiamato a cantare una spada per Lady Oscar perché Cristina non se la sentiva troppo di confrontarsi con quello che poteva essere un pubblico agguerrito, molto affezionato alla prima sigla dei Cavalieri del Re. Solo che alla fine la sigla ha avuto un ottimo riscontro e quindi è andata più o meno così. Senti Enzo, è presente una spada per Lady Oscar, quella che l'anno scorso non ho voluto cantare. Certo. Ok, adesso la vorrei cantare io. Ma sta andando bene? Sì. Ma io sono contento. No, non mi interessa. Ma c'è la mia voce. È mia. È bellissima. Io sono felice. Perfetta.
Come vuoi. Fra l'altro la musica è stata utilizzata per la versione spagnola di Giorgi, che si titola Nuevos Hermanos e fa più o meno così. Ed è bellissima! E quindi potremmo chiuderla qui, potrebbe essere questo il grande segreto dietro Lady Oscar. Oppure che invece, oltre queste due sigle, in realtà ce n'è una terza? No, non vi sto prendendo in giro. Adattamento dall'originale giapponese, direttamente per i DVD di questa serie, quindi sicuramente ascoltata e... mi auguro dimenticata da chi li ha avuti tra le mani, cantata da Giusy Ravizza. Ecco a voi in tutto il suo splendore la terza sigla italiana di Lady Oscar. Sotto un cielo che ci ha portato via, l'uomo che amerò. A dove sarai senza di me? E fa schifo! Se vi è piaciuto questo video, condividetelo e iscrivetevi al canale, attivate la campanella anche per chi è già iscritto, perché in questo modo vi arriveranno sicuramente le notifiche quando pubblicherò un nuovo video. Qui sotto ci sono tutti i link per tutti gli altri social che vedete qui intorno, Instagram, Telegram, Facebook. Iscrivetevi e soprattutto ricordatevi che la forza di Grayskull sia con voi! In due strofe e magari un ritornello o due.
Una storia che comprendeva non so quante puntate di quel cartone. Come raccontare la storia di Lady Oscar quando ci hanno mandato un foglio con scritto due cose su quello che era la storia? Non sempre c'era la possibilità di avere tempo, una settimana, un mese, no? No, giorni, pochi giorni, al massimo una settimana. E una settimana però con due richieste, tre, per cui mentre si faceva la base di uno, mentre già se c'era, non so come dire, l'entusiasmo, la voglia di fare qualcosa di speciale, ecco. E vi dirò, è ancora oggi così.